Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Andiamo avanti con il mio viaggio in Italia e oggi vi porto nella mia regione, la Liguria. Ovviamente ci sono un sacco di cose che vorrei consigliarvi di vedere in Liguria perché essendo la regione nella quale io abito la conosco molto bene. Però in particolare vi voglio parlare di un viaggio che ho fatto nella Riviera dei Fiori. Sono stata lì qualche giorno e ho visto un sacco di cose molto carine che volevo consigliarvi. La Riviera dei Fiori, per chi non lo sapesse, è quel tratto di costa della Liguria che si trova sulla Riviera di Ponente ed è molto caratteristica perché comprende una serie di borghi e di paesini che hanno la particolarità di essere incastonati tra mare e monti. Quindi questo è uno scenario che di solito colpisce tantissimo i turisti, soprattutto quelli che magari sono abituati a scenari ben diversi, un pochino più lineari. Di solito arrivano in Liguria e restano completamente a bocca aperta. Io comunque avevo fatto questo viaggio un pochino di tempo fa, perché comunque andare sulla Riviera dei Fiori rispetto alla città di Genova non è proprio vicinissimo, nel senso che si può fare sicuramente in un giorno se volete, però per vederla bene sono necessari almeno 2 o 3 giorni. Quindi avevo scelto di fare un weekend in questa parte della mia regione e di visitarla un pochino più nel dettaglio. La prima tappa era stata ad Imperia. Ovviamente, come sempre, vi lascio in info box il residence nel quale avevo alloggiato. Comunque, siamo andati ad Imperia a vedere la città che io sinceramente non avevo mai visto, non sapevo nemmeno bene cosa aspettarmi e devo dire che sono rimasta molto colpita perché comprende praticamente 2 comuni che intorno al 1923 si sono uniti. Sto parlando di Oneglia e di Porto Maurizio. Questi 2 piccoli comuni si sono uniti e sono andati a formare il centro storico di Imperia. La parte di Porto Maurizio, secondo me, è quella un pochino più storica, proprio dal punto di vista dei monumenti. Potete vedere in particolare il Duomo Basilica. Invece la parte di Oneglia è un piccolo borgo marinaro, quindi è più caratteristico dal punto di vista proprio del paesaggio marinaro. Inoltre, se volete un po' di movimento, potete andare nella zona del porto dove ci sono dei locali, dei bar, dei ristoranti, quindi sicuramente c'è un po' più vitalità. Da vedere assolutamente ad Imperia Villa Grock, che apparteneva appunto a Grock, il famoso clown. Lui ha costruito questa villa unendo uno stile orientale ad uno stile art déco. È molto interessante, molto grande, molto bella e all'interno ospita il Museo del Clown. È anche divertente perché comunque all'interno ci sono un po' di effetti speciali, un po' di cose particolari, quindi assolutamente ve la consiglio. Altre 2 cose che vi possono interessare, però se vi interessa magari l'argomento, sono il Museo Navale, che ospita dei reperti che sono stati recuperati in mare, restauro di barche, quindi comunque se vi piace il mare e se vi piacciono in generale le cose che riguardano la vita di mare, credo che vi piacerà questo museo. E poi c'è il Museo dell'Olio. Per chi è interessato potete fare tutto un percorso all'interno della produzione dell'olio, quindi dalla prima all'ultima fase. Inoltre potete fare delle degustazioni qualora l'olio vi piaccia. Io ne uso pochissimo, non mi piace particolarmente, quindi non è una meta che mi interessa più di tanto, però ve la segnalo perché magari invece a qualcuno interessa. Altra località famosissima è Sanremo. È famosa per il Festival della Canzone Italiana, che io tra l'altro non seguo e non guardo perché sinceramente non mi piace, però al di là del Festival di Sanremo ci sono altre cose molto interessanti da vedere all'interno della città. La prima è la Cattedrale di San Siro, un edificio dell'811, quindi molto molto antico in stile romanico. Poi da vedere assolutamente, perché anche il simbolo di Sanremo, è la Chiesa Russa Ortodossa, che conserva dal punto di vista estetico il suo stile tipico e caratteristico appunto delle chiese ortodosse che potete vedere in Russia, quindi ha le cupolette rotonde, tutta colorata e sicuramente merita di essere visitata. Poi a Sanremo potete vedere il famoso Casinò, che è comunque un edificio in stile Liberty, che è interessante dal punto di vista, diciamo, artistico, culturale, quindi al di là del fatto che vi piaccia o meno il gioco d'azzardo, potete fare un giro all'interno per vedere il palazzo. Io ad esempio non gioco mai, non mi interessa il gioco d'azzardo, anzi devo dire che mi annoia parecchio, però il Casinò dal punto di vista artistico mi interessava. Poi è interessante da visitare Villa Nobel, che apparteneva
apparteneva appunto ad Alfred Nobel, colui che ha inventato la dinamite e che ha ideato il premio Nobel, quindi è molto interessante dal punto di vista storico. Potete visitare all'interno anche quello che era il suo laboratorio e in generale il palazzo, la villa, insomma, quindi è veramente una meta che, soprattutto se vi interessano queste cose, è da non perdere. Poi, se siete appassionati del Festival di Sanremo, vi consiglio di andare a vedere il teatro Ariston, che è visitabile solo da fuori in realtà, a meno che voi non abbiate pagato un biglietto per assistere ad uno spettacolo, però per una foto ricordo potete passarci davanti e scattare appunto la fotografia. È bellissimo poi il lungomare dominato dalle sue palme, giardini Regina Elena, dai quali si può raggiungere anche il santuario della Madonna della Costa. Quindi Sanremo, al di là del festival, è da esplorare, quindi vi consiglio di andare a vedere. Poi un altro paesino caratteristico è Bordighera, soprattutto la parte alta che è più storica, più medievale, circondata da mura, quindi quella sicuramente vi regalerà uno scorcio paesaggistico molto suggestivo. E poi un'altra bellissima città è Ventimiglia, soprattutto la parte vecchia. La parte nuova ha un bellissimo lungomare, però è molto moderna. Invece la parte alta, che comunque si raggiunge facilmente a piedi, è tutta medievale, quindi ci sono delle case di pietra, ci sono dei monumenti religiosi molto interessanti, quindi chiese, chiesette, e davvero a me aveva colpito molto. Inoltre vi offre un bellissimo panorama perché restando un pochino in alto vedete proprio il mare e quindi ci sono questi paesaggi, questi scorci che davvero, se vi piace la fotografia soprattutto, sono veramente mozzafiato. Poi vi consiglio di andare assolutamente a vedere i giardini Embury. Io avevo fatto anche un video che però è un racconto fotografico, quindi in quel video vedete solo delle foto. Però se volete farvi un'idea di quello che troverete all'interno del giardino, io vi consiglio di vedere anche quel video, ve lo lascio giù in info box. È un giardino botanico meraviglioso che all'interno ospita più di 6.000 specie tra piante, fiori, frutteti, poi all'interno ci sono anche delle statue, delle fontane, quindi è davvero bellissimo. Io avevo passato lì un intero pomeriggio e mi ero rilassata tantissimo perché intanto è immerso nella natura e poi ci sono tutte queste specie di piante, di fiori che comunque vi catturano. Poi a me che piace fare fotografie, praticamente mi ci ero persa, quindi davvero molto molto bello e consigliato. Poi nel corso di questo viaggio avevo fatto un itinerario che comprendeva tutti i borghi più belli della Liguria o comunque alcuni tra quelli più belli. Il primo borgo che vi consiglio di vedere, che è uno di quelli considerati più belli della Liguria, è Apricale, un piccolo borgo arroccato, panoramico, con delle strade caratteristiche, delle casette di pietra, quindi davvero molto molto suggestivo in stile medievale. Io tra l'altro avevo fatto un video che è presente sul mio canale in cui parlavo di Apricale perché all'interno c'è il castello della Lucertola e la casa del Boia e si dice che in questo castello si aggiri ancora il fantasma della contessa Bellomo, quindi sapete che io questi video li metto sul mio canale quando ci sono degli elementi misteriosi, castelli infestati, fantasmi che si aggirano, io poi arrivo e metto il video, quindi potete trovare sul mio canale anche la storia della contessa Bellomo. Poi un altro borgo stupendo che addirittura era stato dipinto da Monet è Dolceacqua. È bellissimo, c'è un ponte che è molto caratteristico, soprattutto che è un ponte a schiena d'asino, davvero molto molto bello, e anche il borgo è comunque molto particolare con le sue stradine caratteristiche e con la sua posizione panoramica, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Poi c'è un piccolo borghetto che è famoso perché è un principato, mi sto riferendo al principato di Seborga. In realtà è un principato fino ad un certo punto, perché non è riconosciuto come tale dallo Stato, quindi non è un vero e proprio principato, però porta ancora la nomina di principato di Seborga. Addirittura hanno una loro moneta, il Luigino, che equivale circa 6 dollari e quindi insomma attira molto i turisti, soprattutto per questa ragione. Inoltre è carino perché comunque ha le solite strade caratteristiche, la posizione panoramica e comunque ricco di storia, perché questa cosa del principato attira sempre molti turisti. Se poi vi interessano i francobolli, siete nel posto giusto perché è comunque molto famoso anche per i suoi francobolli. E se poi vi interessano gli strumenti musicali, potete andare a vedere il Museo degli Strumenti Musicali,
che ospita una serie di strumenti a partire dal 1700 fino ai giorni nostri. Poi un altro borgo panoramico, suggestivo, caratteristico, veramente bellissimo è Triora, che è famoso perché è conosciuto come il paese delle streghe, perché in epoca medievale ha visto uno dei più sanguinosi e terribili processi alle streghe della storia della Liguria. Sono state processate e uccise un sacco di donne e addirittura di bambine, quindi è molto famoso anche per questo. Però al di là della stregoneria è molto suggestivo e molto caratteristico e potete anche vedere all'interno il Museo delle Torture e della Stregoneria. Poi l'ultima tappa del mio viaggio è stata in un paese che si chiama Cervo. È veramente super panoramico, suggestivo, bellissimo. Inoltre è incastonato tra il verde delle colline e il blu del mare con il contrasto di tutte le case colorate, quindi davvero quello è da vedere. Io vi consiglio caldamente di fare una visita in questo paesino. È proprio arroccato, tutto panoramico, voi salite le stradine, andate fino in cima, fin dove c'è la chiesa, che davvero vi regala un panorama imperdibile. La chiesa in particolare in stile barocco è molto bella sia all'esterno che all'interno, quindi da vedere, ma soprattutto sulla piazza di questa chiesa, quello che non potete perdervi è il panorama, perché davvero è meraviglioso. Questo è stato il mio viaggio nella Riviera dei Fiori, quindi ho viaggiato anche all'interno della mia regione. Come al solito, giù in info box trovate i link dei video che vi ho citato prima, il link della pagina Facebook dedicata ai viaggi dove potete trovare maggiori approfondimenti e maggiori dettagli. Io vi do appuntamento al prossimo video, quindi alla prossima tappa del nostro viaggio in Italia. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.